Lena e Adey, il grande amore per i tatuaggi della regina Cersei di Got. Lena e Adey è conosciuta da tutti come la regina cattiva di Game of Thrones, Cersei Lannister. Oltre a questo però, non tanti sanno che è una grande fan dei tatuaggi, che si intravedono soprattutto quando indossa abiti scollati sul red carpet. Altri invece rimangono nascosti, perché sono realizzati in parti solitamente coperte dagli abiti. L'attrice ha rivelato il suo grande amore per questa forma d'arte quando alcuni fan le hanno chiesto sui social a che età avesse fatto il suo primo tattoo, lei stessa ha risposto che è nata con l'inchiostro nella pelle. Tutti i tatuaggi di Lena e Adey. Grazie alle sue apparizioni sui red carpet e con abiti particolarmente scollati, i tatuaggi di Lena e Adey sono diventati di dominio pubblico, anche se quelli più piccoli e situati in parti nascoste in realtà, non si sono mai visti. Tra i tattoo principali ci sono sicuramente le due stelle nere situate su ciascun avambraccio per simboleggiare la protezione. Sulla schiena, appena sotto al collo invece, ha tatuato un fiore di loto rosa con foglie verdi, insieme a rondini e peonie sparse su tutta la schiena. Sul braccio destro ha alcune foglie e fiori per coprire il nome dell'ex marito, mentre sul piede sinistro ha un tatuaggio di cui però non si capisce bene l'entità, forse un fiore, una foglia o un uccello. Sul polso sinistro ha il terzo nome del figlio Lougram, mentre il primo nome è tatuato sul braccio sinistro. Sempre sull'avambraccio sinistro ha anche tatuati tre uccelli che volano fuori da una gabbia, infine molto d'impatto è la scritta Kant Veust return to the bare bones Kant Veust come back risalente al libro di Pema Chho con dieresi di R o con dieresi N, chiamato Vere Things Fall Apart. Molte star dello spettacolo amano i tatuaggi come forma espressiva di stati d'animo, situazioni sentimentali o momenti della propria vita, ma sembra proprio che Lena e Adey abbia fatto il pieno. L'evoluzione del suo look. Lena e Adey è un'attrice britannica diventata famosa in particolare per il suo ruolo di Cersei Lannister nel Trono di Spade. Nella serie la regina ha i capelli biondi e una personalità malvagia e tagliente, del tutto diversa dalla Adey nella vita quotidiana. Come prima cosa la star ha i capelli scuri e bellissimi occhi verdi, predilige sfoggiare tagli medio-corti e un make-up leggero che mette in risalto i lineamenti del suo viso, senza esagerare. In numerose apparizioni pubbliche la Adey si è mostrata con un bob mosso e un make-up dai toni pesca molto delicato. Insieme a questi, ogni tanto si mostra anche con un leggero smokey eyes che mette in risalto il colore verde degli occhi. Non sono mancate però anche le occasioni in cui l'attrice ha sfoggiato un hairstyle lungo con una chioma corvina fluente e sensuale. In alcuni momenti della sua vita ha cambiato anche colore di capelli, scegliendo un castano caldo, al posto dei suoi capelli neri naturali. In entrambi i casi l'attrice ha conquistato il pubblico, i suoi lineamenti armoniosi e la chioma folta la fanno apparire sempre meravigliosa.